una iniziativa del Tirreno, il mio bar, che ha permesso a tanti lettori di conoscere e di poter votare il bar preferito. 24.000 tagliandi raccolti, un vero successo. Sì, una cosa incredibile, 24.000 tagliandi di carta, ritagliati dal giornale uno per uno, 72 bar che hanno partecipato, votati dai loro clienti. È stata una cosa entusiasmante e siamo questa sera, festeggiamo e proclameremo il bar più amato dai suoi clienti di tutta la provincia di Grosseto, perché ha partecipato tutta la provincia, anche dai piccolissimi paesi. Bellissimo, c'è un affetto pazzesco delle persone, ancora molto fisico, che nei tempi della realtà virtuale è una bellissima cosa. Abbiamo avuto 5.000 tagliandi in più rispetto all'anno scorso, 22.460 tagliandi, a testimonianza che il gioco col tagliando tradizionale funziona e che il pubblico risponde. I lettori del Tirreno sono molto affezionati ai loro barman preferiti e hanno dimostrato un grande affetto. Il primo classificato di questa serata sarà il bar Barracuda Caffè di Grosseto, il secondo classificato è il Caffè Carducci, sempre di Grosseto, e poi abbiamo una sorpresa, perché il bar di Orbetello, il vecchio bar Franci di Orbetello, è arrivato terzo, hanno preso praticamente 2008, 2000 e 1500 preferenze, quindi una cosa bellissima. Sono arrivati anche i due bartender, e i due bartender che hanno vinto sono Linda Jane del Barracuda, che ha preso oltre 2000 preferenze, e Luca Pau del caffè La Porta di Scanzano. Cosa farete il prossimo anno? Il prossimo anno forse torneremo alla commessa dell'anno, che è stata diciamo il lancio del nostro gioco dell'estate. L'idea è di farlo biennale il gioco, perché altrimenti rischiamo di annoiare. Devo ringraziare tutti gli sponsor che ci sostengono, e devo ringraziare questa sera la Palestra Life, che con il suo ambiente meraviglioso, Paolo Prisciandaro, ci ha dato la possibilità di essere qui e in un ambiente bellissimo e di fare una serata meravigliosa.